questo obiettivo ovviamente è sollecitare l'amministrazione a fare qualche cosa di concreto per cambiare le condizioni dell'aria a Brescia e così via, perché oggi è il sesto giorno di sforo dei limiti del PM10, delle PM10 e PM2,5, ma pare che gli amministratori locali siano intenzionati soltanto ad attendere l'acqua, attendere la pioggia. Secondo noi questo non è sufficiente, bisogna fare qualche cosa di più e così via, per cui noi siamo andati in alta montagna, 2560 metri, abbiamo vasettato, messo nei vasetti di vetro un po' di aria pulita e questa mattina l'abbiamo regalata ai cittadini di Brescia e in più siamo saliti dal sindaco per vedere se troviamo il sindaco per omaggiare anche lui di quest'aria pulita, solo che il sindaco non c'era, probabilmente sarà stato in montagna magari a prendere un po' di aria pura. Ovviamente la situazione di Brescia è davvero molto molto grave e fanno, diciamo, a rendere ancora più disperate le condizioni dell'ambiente, anche Brescia ma anche provincia, sono poi le dichiarazioni del pentito di Camorra che ieri proprio è stato a Brescia. Ieri ero presente alla presentazione del suo libro. Le sue dichiarazioni sono addirittura sconvolgenti. Lui sostiene comunque che i primi responsabili sono non l'industria, ma gli industriali che hanno costituito un comitato d'affari, hanno fatto in modo, queste dichiarazioni sue ovviamente tutte da controllare e così via, ma la magistratura sta facendo questo, hanno fatto in modo di costituire un comitato d'affari per lucrare sui rifiuti industriali, tossici, nocivi e così via, che sono veramente una risorsa infinita di denaro, infinita, e pare che anche la politica comunque gli abbia tenuto una mano.